Pugnattara era diretto da Valerio Fiorentini, quello di Centocelle era diretto da me. Quello di, perché dopo lo sbarco di Anzio, noi dai campi centrali fummo mandati in periferia per fare l'insurrezione che a Centocelle facevo. Qui a Tor Pignattara c'era una situazione tesissima, anzitutto perché c'era un poliziotto, il capo del commissariato, Stampacchia, che era una scansura. Ma quello è stato ammazzato. Che era stato ammazzato. Ma dopo? Però l'hanno ammazzato. Da Cifone. Da Cifone. Sì. E lì c'è un bel libro. Cifone c'è un bel libro. Prima ha fatto il sole sorge a Roma. Il sole sorge a Roma. Ora, che noi fummo mandati qui nelle zone a fare l'insurrezione e qui a Tor Pignattara c'era una situazione molto tesa, perché Tor Pignattara per i tedeschi era importante dal punto di vista strategico, perché era l'inizio della Casilina, no? E qui tutte le strade, tanto qui, qui via della Maranella e qui a via di Tor Pignattara, tutte le altre strade che stavano dopo erano bloccate da vetture dei drammenti della vicinale rovesciate e portate in boccatura delle strade, per cui si doveva passare soltanto dall'interno. Ma qui, nelle zone interne, al di qua e al di là della Casilina, i tedeschi non entravano, così come non entravano a Centocelle. Tanto quelli di Pignattara, dopo la razzia del 4 marzo, che cominciò a Centocelle per una spiata che noi avemmo, si trasferirono alla Brigata Stalin sul Monte Dacia e uno di quelli di Pignattara, Giordano Sangallo, è morto sul Monte Dacia nella battaglia del Monte Dacia. Ma moltissimi furono mandati nel nord, però di, non so, ecco, per esempio Fiorentini, Coari, Treni, molti compagni. Io fui mandato invece in Jugoslavia. Per andare in Jugoslavia ho fatto il commissario politico della divisione Garibaldi, che era un reparto partigiano ma considerato regolare dell'esercito italiano, ed era costituito dai resti delle divisioni taurinense e Venezia. I soldati si erano raccolti, si erano organizzati con i loro ufficiali ed erano passati dalla parte dei partigiani di Tito contro i tedeschi e contro i cecchici e gli ustascia che stavano con i tedeschi, e abbiamo continuato la guerra lì. E pensa che su 23.000 della divisione Garibaldi ne sono tornati in Italia 3.500. Senti, anche i carri si trasferivano al nord, no? Amendola, sì, Amendola fu trasferito prima a Milano e poi a Torino. Pertini a Milano, poi Longo da Roma si trasferì a Milano, perché nel giugno del 44 si costituì il Corpo Volontari della Libertà, cioè furono unificate tutte le forze partigiane, che era guidato dal generale Cadorna, rappresentante delle forze militari che derivavano dai resti dell'esercito, e poi c'erano Parri e Longo come comandanti dei gruppi partigiani più consistenti, che effettivamente erano i Garibaldini e Giustizia e Libertà. Senti, Mino Francalucci, visto che la sessione si Mino Francalucci io l'ho conosciuto molto bene, è stato il primo che ho conosciuto qui, perché io quando fui mandato a Centocelle passai per Francalucci, il quale era nascosto in una fabbrica di alcol. Di? Alcol. Che era in via Assisi. Lui mi mandò a Borgata Gordiani da un certo, o a Quadrano, da un certo lupo che mi portò a Centocelle, mi consegnò ai compagni e poi ricominciamo l'attività. E, però poi ho avuto un contatto continuo e costante, quasi quotidiano, con Nino Francalucci e con Gigi Forcella, che era il comandante militare. Nino Francalucci era il comandante politico, era il responsabile politico, ma il responsabile militare era
Sorgella. Dopo il 4 marzo, quando ci fu il rastrellamento e furono arrestati Valerio Fiorentini e tanti altri compagni, loro si trasferirono sul Monte Trancia, a Poggio di Teto, e parteciparono alla resistenza in quella zona. È stata una resistenza molto dura, tra l'altro dove si è svolta, come raccontavo nell'altra sede, dove si è svolta la battaglia del Trancia, a cui hanno partecipato molti partigiani di Torpignattara, ma per esempio Maggi, Scifoli, Sergio Maggi, Scifoli, Giordano Sangallo, che è porto sul Trancia, eccetera, sono stati anche con me nel campo centrale.